Beh, intanto questa mostra viene dopo un'installazione che era stata fatta in un campo proprio Plastic Food, sempre da Pozzi, e che tendeva soprattutto a farci riscoprire quanto è importante la valorizzazione del nostro territorio anziché pensare ad un futuro pieno di immondizia, questo era il senso. Oggi, in occasione della settimana europea dei rifiuti, siamo qui in un centro che di solito ospita mostre importanti da Guttuso a Cagli, eccetera, e siamo qui per mettere insieme un binomio che è quello artistico, che è quello che anche il contenitore rappresenta, storico, con un messaggio che è quello appunto di attenzione al nostro ambiente e di lavorare per una riduzione della produzione dei rifiuti per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Il senso fondamentale è questo. Oggi un po' chi visiterà la Rocca sarà sconvolto dal vedere queste installazioni. A Napoli sono installazioni che si possono trovare gratuitamente, qui invece vogliamo lanciare un messaggio di speranza e non negativo come quello di altre parti d'Italia. Ma mettere maggiore attenzione al rispetto dell'ambiente, alla riduzione dei rifiuti e quello che faremo noi come comune, faremo una raccolta differenziata all'inizio dell'anno molto forte, porta a porta, che tenderà a ridurre la produzione dei rifiuti e aumentare la differenziazione. Un messaggio, diciamo così, di educazione ambientale ma anche di speranza, perché poi il mondo migliore, più pulito, più bello spetta spetta soprattutto a noi con le nostre azioni, con quello che riusciamo a mettere in campo. L'arte diventa un messaggio di speranza, come dovrebbe essere qualsiasi forma di arte. E quindi, perché no, utilizzare questo contenitore con il messaggio che vuol dare l'artista e con quello che l'amministrazione vogliamo mettere in campo per l'ambiente, sono dei binomi importanti che, ripeto, ci aiuteranno a fare meglio il nostro lavoro nei prossimi mesi. Questa mostra non è solo mia, ma è frutto della contaminazione della precedente installazione Plastic Food che è andata, ho installato in un campo ad Umbertide, e queste contaminazioni che praticamente sono tutte le persone, gli artisti che hanno voluto interagire con la precedente installazione. Altra notizia di fondamentale importanza è che partecipa a questa mostra e a questa installazione all'interno della Rocca la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, che credo che sia molto importante poter aderire a iniziative di questo tipo a livello europeo. Fondamentalmente installare Plastic Food nella Rocca è l'estensione della precedente installazione di Plastic Food, perché il discorso è questo: noi avevo installato l'altra volta nel campo delle ecopresse una mancante dove avevo posto una tenda e avevo dimorato all'interno della mia installazione. Beh, Plastic Food all'interno della Rocca, mettere queste ecopresse nella struttura nuda, cruda di questo bellissimo castello, di questa roccaforte, rappresenta il corpo umano contaminato dalle materie plastiche che noi inseriamo nei nostri corpi. Come la plastica e i materiali polimerici non entreranno mai in maniera definitiva in fusione con il nostro organismo, nemmeno queste copresse riusciranno ad integrarsi in maniera perfetta con quello che è la struttura della rocca. Quindi la rocca, io sono la rocca con dentro dei polimeri, la rocca era la pressa mancante della precedente installazione, l'installazione diventa il paese intero, perché l'uomo con la costruzione della rocca ha dato dimostrazione di quanto l'ingegno umano possa essere maestoso senza l'utilizzo di materiali polimerici o quantomeno di materiali derivati da prodotti petroliferi. Mentre dalla rocca in poi le nostre costruzioni non sono che dei cubi di cemento con all'interno un arredamento plastico polimerico. Quindi potete vedere, ammirare dentro la rocca queste ecopresse che rappresentano il vostro arredamento di casa compresso. Fate finta di estendere il concetto di arredamento, comprimete tutto il vostro arredamento in casa e noterete che avete delle pareti vuote con delle copresse al centro. Questo è quanto. Poi un'altra direttrice, secondo me fondamentale, è che noi siamo attratti da questi polimeri. Noi facciamo sacrifici, facciamo debiti, ci impegniamo quotidianamente per il senso del possesso di questi polimeri, che stratifica anche la nostra classe sociale, perché in base al polimero che indossiamo, molto probabilmente veniamo definiti in una certa classe sociale. E credo che questo sia abbastanza drammatico e riassuntivo, esaustivo per quanto riguarda questo aspetto qui, insomma, ecco. Credo che l'arte abbia un obbligo morale di riportare nella nostra quotidianità la speranza. Cioè, è un appello che ho fatto nella precedente Plastic Food e contaminazioni ne è il risultato, perché 29 persone tra artisti e visitatori hanno risposto con i loro elaborati riguardo all'installazione precedente, ed è un appello che rilancio oggi qui alla Rocca. Cioè,
mi auguro che molti artisti si dedicano ad attività di questo tipo, perché è solo con attività di questo tipo che secondo me si può uscire anche da una situazione di crisi come questa. Gli artisti hanno un obbligo morale non indifferente nei confronti della società e oggi c'è bisogno dell'impegno di tutti. Abbiamo qui con noi Mirko Guardabassi, altro protagonista di Plastic Food Contaminazioni. Mirko, tu sei uno dei protagonisti di questa mostra. Qual è il tuo ruolo e il tuo rapporto con Pozzi? Dunque, ci siamo conosciuti con Plastic Food e ci siamo subito piaciuti come artisti tutti e due, e abbiamo deciso di, oltre Plastic Food, di creare un ulteriore lavoro. Io ho proposto il lavoro di Pozzi alla mia amica direttrice del Museo d'Arte Contemporanea di Bahia, a Nosso Senhor do Bonfim, e gli è subito piaciuto sia come artista che come persona. E abbiamo deciso di instaurare in questo museo, nel museo MAC, una pratica, una nostra personale e diciamo collettiva, è più chiaro perché siamo in due. E a gennaio ci sarà appunto questa esposizione collettiva dei nostri lavori a Bahia. E le tue opere trattano la medesima tematica di quelle di Monsignori? No, le mie opere spaziano un pochino. Diciamo, io ho la peculiarità di fare delle suture alle mie opere e per questo si applicano, hanno un grandissimo campo di applicazione. È stata una prova applicarle alla spazzatura, diciamo. È con noi Gabriele Spaccini, uno degli artisti della manifestazione Contaminazioni. Gabriele, il tuo è uno dei video più acclamati qui a questa mostra. Ce ne parli e ce ne spieghi un po'? Ma diciamo che innanzitutto la cosa importante è dire che tutto ciò è molto importante. Poi il video è un piccolo elemento che ho voluto così omaggiare all'artista Pozzi, che per me è un grande amico. Nel video io ho cercato di mettere tutto quello che sentivo, quindi il rifiuto, il rigetto, utilizzando anche degli elementi che normalmente sono in natura, quindi le ranocchie piuttosto che i grilli, piuttosto che l'accensione di un trattore, per poi ritrovarsi di fronte a queste appunto presse di plastica che purtroppo ormai ci rappresentano nella quotidianità e che dobbiamo rigettare, tanto che infatti a un certo punto c'è un mega rutto che è proprio il rigetto e il rifiuto per questa plastica, per questa contaminazione quotidiana. Quindi è fortemente inerente alla tematica della mostra, ovviamente, i rifiuti e il loro rapporto con la società. Sì, io tra l'altro ho anche pubblicato su un social network famoso questo video, e il titolo era Rifiutiamo i rifiuti, quindi di conseguenza è proprio in perfetta sintonia con quanto potete vedere all'interno della Rocca di Umbertide. Tematica anche molto attuale. Assolutamente sì, oggi si parla tanto di ecologia, green economy, troviamo mille termini ma poi in realtà in sostanza si fa ben poco. Queste sono cose che devono dare veramente il là a tutti noi per farci capire che dal semplice gesto di buttare un mozzicone di sigaretta dal finestrino al fazzoletto per terra, qualsiasi cosa, dobbiamo insegnare ai nostri figli come poter stare al mondo e come riuscire a riacciaffarlo per i capelli, perché già siamo a un buon punto di desolazione.